Buongiorno e benvenuti sul mio canale Cose di Tosca. Inizio sempre con i ringraziamenti, grazie che state facendo crescere il canale. Grazie, grazie veramente di cuore a tutte quante voi. Benvenute alle nuove iscrizioni, benvenuti ai nuovi iscritti. Bene, iniziamo a lavorare. Come vedete, ho qui sul tavolo questa piccola tela e ora vado a fare con voi un piccolo lavoretto perché un'amica mi ha chiesto se gli facevo un glicine. Perfetto, allora andiamo a farci il nostro cielo, iniziamo con il cielo, andiamo a farci il nostro cielo, prendiamo un pochino di colore, come mi vedete fare, e andiamo a farci il nostro cielo. Diamo un poco di pennellate scomposte, proprio come mi vedete fare. Maniera. Ecco, diamo un fondo a questa nostra piccola tela. Qualche pennellata, proprio fate scomposte le inserite una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra, una volta a sinistra. E qui la cosa che vi devo dire è che comunque state bagnando il pennello. Fate questo lavoretto per qualche minuto, perché poi vi sto insegnando un modo semplice e facile per fare le nuvole. A questo punto non facciamo altro che prendere un pezzettino di cellofan e praticamente facendo questo piccolo lavoretto, come mi vedete fare, creiamo un nuvolato. Ecco il nostro cielo con le nuvole in pochissimi passaggi. E ora praticamente qui andiamo a farci il verde, perché giustamente il cielo l'abbiamo fatto, e ora andiamo a farci un po' di verde. Ecco il nostro verde. Per il verde ho lavorato con un poco di giallo e un poco di celeste e abbiamo ottenuto questo verde. E ora qui praticamente con un pennello un po' malandato vado su a farmi un po' di erba in questa maniera qui. Ora da questo lato invece andiamo a fare il nostro glicine, quindi un po' di marrone, un po' di nero, un po' di rosso, un pochino anche di giallo e andiamo a farci il nostro tronco di questo glicine. Con questo pennello un po' malandato, come vi ho già detto prima, inizio dal basso e praticamente vado arrotondando in questa maniera. E ora praticamente ecco qui il nostro ramo di glicine che si sta realizzando. Andiamo a riprenderlo, andiamo a riprenderlo e ora praticamente andiamo in giù a farci i nostri grappoli che poi saranno il nostro bellissimo glicine. Andiamo e andiamo. Faremo un lavoretto in tridimensione, però all'inizio andiamo comunque a dare una consistenza di colore. Quindi prendo il mio viola e vado a farmi il grappolo come fosse l'uva. Il nostro grappolo, andiamo a completarceli tutti, picchettando più o meno come mi vedete fare, perché poi i boccioli finali li faremo dopo. Quindi facciamo così. Andiamo a completarceli tutti. Adesso andiamo a tirarci fuori un po' di bocciolini. In questa maniera, vedete? Pennello piatto, in questa maniera.
nello piatto in questa maniera. In su. E ora praticamente dove andiamo a fare un qualcheduno in rilievo in modo che poi appunto ci risulterà il rilievo. Per fare il rilievo cosa ci serve? Ci serve del gesso Bologna e andiamo a comporci il nostro, metto il gesso, una puntina di acqua e praticamente andiamo a con la spatolina a farci il nostro impasto. In questo impasto io vado a inserirmi anche il colore. Quindi prendo il colore e lo vado a inserire nell'impasto. In questa maniera. Così almeno abbiamo già il nostro colore. La consistenza, come vedete, è bella sostanziosa perché mi serve comunque per fare la tridimensione. E ora vado a lavorare. Metto semplicemente o con la spatola o con il pennello, che vi è più semplice, un po' di colore, un po' di gesso, scusatemi, in modo che questi qui poi, una volta asciutti, ci verranno in tridimensione. Di pazienza perché il colore si attacca, però questo è semplicemente un attimino di pazienza. Io sto lavorando molto velocemente perché i video non devono durare un secolo. Per voi a casa vostra avete tutto il tempo possibile e immaginabile e di conseguenza potete fare le cose con molta calma. Quindi una volta che avete fatto i vostri petali in tridimensione, questo è troppo grosso, lo facciamo più piccolo. Andiamo a lavorare con la spatola che forse facciamo prima. La spatolina. Qua su e poi possiamo dirci soddisfatti. Ancora un attimo qui. Ecco. Qui. Adesso praticamente andiamo a completarci con un pochino di verde i nostri petali. Quindi prendo ancora un po' di celeste, un po' di celeste, quel giallo che mi è rimasto. E vado a farmi il verde che andrò a inserire un pochino qui nei petalini in modo da, vedete, da fare il bocciolino del nostro glicine, del nostro bellissimo glicine. Andiamo a mettere il verde, andiamo a mettere il verde e così praticamente stiamo completando il nostro lavoro. Adesso si vede poco perché comunque deve asciugare, ma poi il rilievo vi darà veramente una bellissima soddisfazione perché appunto i petali vi rimarranno completamente in rilievo. Andiamo a completare con un pochino di verde. Questo lavoro anche. Vi dico una cosa in più, praticamente lavorando sul fresco abbiamo anche il famoso affresco, quindi l'affresco che cos'è? È semplicemente un lavoro fatto su materiale ancora fresco, quindi noi stiamo lavorando anche con questa tecnica dell'affresco, ma l'affresco lo impareremo un'altra volta, giusto per dire due parole in più. Ecco.
Ed ecco qui il nostro bellissimo glicine che ha preso forma. Ecco, qualche fogliolina che male non fa. E poi praticamente abbiamo finito. Questo lavoro lo dedico a chi mi ha chiesto questo video e a tutte voi che mi state seguendo. Grazie veramente di cuore, perché come vedete poi spaziamo di qui e di lì, facciamo delle bellissime cose insieme. Andiamo alla firma Tosca, vi piacciono le mie cose, mi raccomando, continuate a seguirmi, canale Cose di Tosca, e alla prossima, ciao ciao, grazie.